Un nuovo approccio, del resto molto collaudato, che è quello delle pratiche, mindfulness, dell'autoconsapevolezza e dello yoga per affrontare, situazioni di stress attraverso pratiche di autoconsapevolezza per, venire incontro a esigenze di determinatesi anche, ma non solo, con il post-Covid. È un approccio, ripeto, scientificamente provato, come ha mostrato la professoressa, la dottoressa Budzinska, e noi siamo particolarmente grati sia alla Fondazione Monte dei Paschi che all'Università di Siena per aver contribuito, per aver sostenuto finanziariamente e organizzativamente questo corso, che speriamo possa davvero venire incontro alle esigenze degli studenti e della città di Siena. Grazie.